GSX-R è certamente una tra le serie più longeve che la produzione motociclistica abbia conosciuto. Il 1996 è stato l'anno della svolta, quando la sportiva Suzuki ha acquisito un nuovo telaio in alluminio stampato, al posto del precedente a struttura perimetrale. Insieme al telaio, vari altri aggiornamenti hanno ridotto il peso della GSX-R 750 versione 1986 fino a 174 kg, 25 in meno rispetto ai precedenti, pur conservando componentistica di qualità racing come la forcella a steli rovesciati da 43 mm e i due dischi flottanti da 320 mm con pinze a 4 pistoncini. Il motore naturalmente non è da meno, 10 dei chili risparmiati vengono da lì, nonostante il raffreddamento a liquido e la distribuzione a 4 valvole per cilindro. I cilindri hanno inoltre un trattamento superficiale che riduce gli attriti e i 4 carburatori da 39 mm e l'accensione sono ora controllati da una centralina elettronica. Il risultato sono 130 cavalli a 11.500 giri all'albero motore con una coppia di 80 Nm a 10.000 giri minuto. Non sono certo misure turistiche, ma sono comunque di tutto rispetto per una 750 che nella seconda metà degli anni 90 ha conteso il mercato delle sportive concorrenti di cilindrata superiore, come l'Honda Fireblade 900 RR o la Kawasaki Ninja ZX 9R. Moto come la GSX-R 750 venivano prodotte in accordo con i regolamenti della Superbike che prevedono nelle competizioni l'impiego di moto derivanti strettamente dalla serie. Il risultato dal punto di vista degli utenti sono moto veramente simili a quelle portate in pista dai piloti professionisti, con tutta la soddisfazione che ne deriva anche guidandole su strada. La posizione di guida è infatti sportiva senza compromessi, con il busto ben caricato in avanti, la piccola sella 830 mm da terra ed il risicato strapuntino per il passeggero coperto da un codino per la guida da soli. È la classica moto che quando vediamo passare ci fa pensare che la sventurata ragazza barbiccata là sopra deve essere veramente molto innamorata per adattarsi a viaggiare così. Da soli invece la guida della GSX-R 750 è esaltante, dà l'impressione di essere come Kevin Schwantz che ha portato in pista il prototipo nel 1986. Con il suo interasse di 1400 mm è estremamente maneggevole e sorprendentemente stabile in velocità. Con la RG 250 Gamma del 1983, la Suzuki è stata tra le prime case a mettere in commercio moto derivate strettamente da quelle da competizione. La serie GSX-R continua su questo filone e così sono ormai almeno 25 anni che il pubblico è educato ad apprezzare le sensazioni che si provano in pista. Se a questo uniamo anche un costo iniziale d'acquisto contenuto, all'epoca intorno ai 22 milioni di lire, ecco che si può pensare alla Suzuki GSX-R 750 come una seconda moto da utilizzare esclusivamente in pista. È in quest'ottica che vanno interpretati i giudizi del pubblico su questa moto. Il motore, ad esempio, è stato definito una vera bomba. Ad ogni apertura del gas ci si sente catapultati indietro da una forza irresistibile. La ciclistica permette inserimenti in curva e angoli di piega da superbike, ma la sensazione espressa è che il mono posteriore sia meno soddisfacente della forcella. Rapido e dolce è il giudizio comune sul cambio a 6 rapporti. Molto apprezzati sono stati anche il peso ridotto che con questa potenza regala forti emozioni con qualsiasi stile di guida e l'estetica particolarmente attraente per il suo stile racing ancora oggi attuale. Il pubblico specifico cui sono state destinate moto come la Suzuki GSX-R 750 ha capito che la cilindrata non è tutto. Per una guida sportiva in cui la potenza conta più del tiro, un motore più leggero diventa un vantaggio. Ecco la ragione di un 750 cm3 se in velocità riesce a stare al passo con le concorrenti di maggiore cilindrata. Trattandosi di una moto particolare, per gli appassionati suggerisco la pagina www.suzukicycles.org. Purtroppo disponibile solo in inglese, nella quale però si trovano notizie interessantissime sulle GSX e sulla loro storia. Per i ricambi invece alla pagina istituzionale www.suzuki.it sono rilevabili tutti i punti di assistenza Suzuki, ai quali conviene rivolgersi per la componentistica originale. La versione oggi in produzione della GSX-R 750 rispetta la normativa Euro 3, pur continuando nel suo incessante progresso tecnologico verso prestazioni sempre più eccellenti. È così arrivato ormai a 150 cavalli e costa 11.400 euro. Con queste premesse non è una sorpresa trovare in offerta esemplari di GSX-R 750 a costi veramente interessanti per una moto che si può ancora portare in pista con soddisfazione. Mediamente le quotazioni vanno dai 3.000 a 3.300 euro per modelli del 1996-1998 fino a 6.000-6.800 per i più recenti del 2006. Economicamente, insomma, la Suzuki GSX-R 750 è alla portata un po' di tutti, ma tecnicamente è destinata più che altro a chi abbia voglia di portarla in pista e magari qualche volta di andare la domenica a fare la classica gita fuori porta.